Hi, this is YYZ Frank with another prosciutto challenge with three special guests. We have Alessio, Rocco, and Vince. No problem. How are you guys doing today? I'm good. We're going to eat something. Fantastic. Okay, there's three types of prosciutto. One, I signed up for food, so there better be food. One's from Italy, one's from Spain, and one's from Canada. Which one do you guys think will be the best one? Come on, is there a question? Spain. I say Spain. Me too. Spain. I'm going to go with Italy. You heard that, compa. Okay. I'm gonna go with Italy. So just because nothing beats the peninsula. Non parlo siciliano, okay. Parlo inglese un cazzo. Io parlo come vuoi, io so this is, I'm not gonna say what it is until they eat it, after they eat it, so. Però l'italiano è Parma. Se Parma forse c'è... Prosciutto di Parma. Ah, e mo cambia la storia, ca. Ma l'ho già riconosciuto questo. Ma allora, scusi, la paletta come me la lavo? La paletta la lavo con l'acqua. Ale, e respirano poco. Un poco a volta andò vendendo la bocca. E dai, Alessio, che pensi, che dici? Posso parlare? Parla come vorrò, tu a disposizione. Un po' creio salata, a me mi sembra più che sto cado Canada, perché Cristo mi sembra San Daniele Canada, però che non può creio salato. Ok. Questo è salato e asciutto. Yeah. Pare cacciare un pezzo di pane. Questo è canadese. Per me... Questo è 100% canadese. Yeah. Tutte e tre sbagliate. Ok. Questa era il spagnolo serano. Ah, allora volevo imitare allora, te, non so perché. Oh, fra, tu non dici il mondo, dici quando sbagliamo o non sbagliamo. Si dice alla fine. Alla fine quello è il migliore. Allora, ok. Ma mo è buono. È vero? Ah, avete visto già c'è il colore un po' meglio, un po' più lungo. A me ti piace raccolta. Lungo, quello si sa. Ascolta, benzinaio. Mi... Va. Grazie, gioia. Io. È un pezzo piccolo di pegliastro. Come un sicarro. Non è male questo. Posso passare con Parma? No. Posso passare? Posso dico questo perché voglio provare pure gli altri. Okay. Oh, sto provando a tagliare, non è giusto. Che vuol dire tagliare? Guardare. A guardare. Tagliare vuol dire guardare in siciliano. Mangia cake. No, I hit the answer, I hit the brands. I'm gonna be honest. La mia, mi piace più questo che quello di prima. 100%. Ma ancora non è perfetto. In questo punto io dico quello è il canadese. Nostra ragione. Vabbè, no. Io ho detto, quello non è Parma. Il Parma c'ha un altro colore. Non, altro Parma, non ho preso il Parma. Sì. Hai preso il Parma, Frank? Già questo si vede e che è meglio. Questo è Parma. Questo è Parma 100%. Dal colore si vede. Sì, back to English. You can tell when a prosciutto is good because it does not have too much of a dark color. Oh yeah, Parma. For example, see how it's nice, light and transparent? This is prosciutto di Parma. Mi deve dire, ma quello canadese è San Daniele Pigliastri? Yes. Confermato San Daniele dalla signora che me l'ha venduto. So preso uno canadese, uno italiano e uno spagnolo, serano, perché tutti mi danno che il serano è il migliore prosciutto e quello italiano ha la destinazione origine Portetti. Origine Portetti. O d'origine DOP. Allora. Allora, ti sono dato tre. Sì. A me mi sembra l'ultimo, questo, l'ultimo mi piace un colore, mi piace com'è. L'ultimo era Parma. E mi piace pure come... Come si dice? Taste. E alla Madonna che figura è merda se italiano. Ma non mi ricordo, ormai sono tre anni. Come si dice testa paesana? Gusto, gusto. Il gusto. Ascoltate lui, io chiedi a quello. Di quali? Okay, one thing. We're not going to put him on camera, but and we're not going to say his name, but he's a butcher by trade. Which one did you like better? The last one. Okay, next. May I say mine now? Yes. Thank you. Everyone says a line and then I'll tell you which one you had. The first one yeah. was just too salty. Okay. That's because Spain lost to us in the Euros, so they made their prosciutto too salty. Uno. Un secondo, it's pure generic Canadian because you can taste the Canadian in it. The third one is Parma. Because anyone that went to Italy and has
Un panino con prosciutto knows that the last one is Parma. Oh, that's the first one. So I'm locking in. Well, you already told us the first one. Spain, Canada, Italy. Next. Rocco. Next. You are. Questo go. These are just seconds, and okay. they're giving their scores. Non ti dico come penso io. Passami la vega. Il primo era salato. Troppo. Troppo salato per me. Però, se tu mi dici che era la Spagna, questa è la prima volta che provo prosciutto da Spagna. Tutti parlano che il suo prosciutto da Spagna è buono. Per me non era buono. E mi penso che sono geloso, però, perché gli italiani fanno mangiare più meglio. Yeah. Un secondo non era male. No, Un secondo non era male. Che penso pure, visto che non me lo secondo Parma, penso, che te dica la verità. E un terzo è San Daniele, però San Daniele è da due tipi, perché certe volte non è cotto, non è curata assà. Questo è San Daniele, un terzo era San Daniele non curata assà. E un secondo era Parma. E un primo era del spagnolo. L'opinione. Per mia, all'ultimo. All'ultimo ti dico, texture, come si dice, preferisco questo, taste, preferisco il secondo. Ok, tu? Il terzo era il più buono. Ok. Anche se lo spagnolo non mi è dispiaciuto. Ok. Mo, the way I gave them to you, because I did this test earlier due to my intermittent fasting, is the way I ranked them. Number 3, Spagna. Number 2, San Daniele da Canada. Come mai? And number 1, 4 stagioni DOP dall'Italia. Vince Landovinato, and those were the favorites. So all three, you said your scoop, your verdict, and that's what it is. And even the butcher. Because il prosciutto, se tu ricordi, da Calabria, quando tu mangiavi con melone castecca di pane, squagliava la bocca. Quando assaggiava questo... Un secondo di che era buono puro. Si rumbiva proprio facile. I like the texture, da Parma, I like the texture, yeah. I said. Yeah. But I like the better taste, like there was not a, it was perfect for me. You know what I did not like about the San Daniele? It's too stringy. If you break a piece of Parma, you just pull, ragazzi, and it comes undone. Didn't you find did you find the Serrano a little too hard? You had to chew for it. Which was that, the first one? Yeah. The first one was pure hard. I thought that they gave you some old one. Because A, it was too hard, and it was too salty. Yeah. That's the thing about Spanish food, though. Yeah. It's a big, big hit and miss. Okay, so we all agree. So Vince got it all right with all three. Vince... 2 points positive up. Hello. Rocco, thanks for the review, the help, and Alessio, thank you. And guys, let me add something. Pure lui ha detto che terzo non ci piace. Yeah. Let me add something here. Like, subscribe, tell your friends, tell your friends' friends, tell your friends' friends. Tell that guy that says that Juve is better than Inter, even though he clearly knows they're not, and they clearly cheated in that game last week, to subscribe to this channel, okay? I'll be on it a lot more if you do. Thank you guys for your time. And until the next time. Thank you. E viva Vika.